Amici di Android Blog, stand Asus del Mobile World Congress 2014, finalmente Zenfone, in questo caso Zenfone 4, è un terminale di fascia low cost di Asus, ma comunque molto interessante. Presenta una versione di Android decisamente personalizzata che andremo a vedere in seguito. Guardiamo un attimo le caratteristiche fisiche del terminale. Abbiamo un piccolo LED qua in alto a sinistra vicino alla capsula auricolare e la fotocamera frontale. Sotto i tasti non sono a schermo, sono sulla scocca, e questa parte che probabilmente integra le antenne, che è fatta con questa finitura simil metallo, che restituisce un effetto molto bello. Nella parte inferiore troviamo solo il microfono, nella parte sinistra l'attacco per la micro USB, superiormente il jack per le cuffie, mentre dal lato destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco e i due tasti del bilanciere del volume. Il display, andiamo a parlare del display, perché è un'unità da 4 pollici 800x480 protetta da un vetro Gorilla Glass 3. E la fotocamera frontale che avete visto prima è da 0.3 megapixel, mentre quella posteriore è da 5 megapixel. Qua a fianco alla fotocamera intanto notiamo la griglia dell'altoparlante di sistema. E l'estetica comunque in generale ci piace particolarmente, è molto curata per essere un prodotto di fascia medio-bassa. E il processore, scusate, è un Intel Atom Z2520 da 1.2 GHz, affiancato da 1 GB di RAM. Lo storage è 8 GB con la possibilità dell'espansione con la micro SD. Andiamo a vedere comunque l'interfaccia di cui parlavo prima, che è profondamente personalizzata da Asus, ma è decisamente chiara e accattivante nello style. Come potete vedere anche le cartelle sono in stile Android, ma comunque particolari. Per quanto riguarda anche la tendina delle notifiche, troviamo una particolare personalizzazione, così come in tutto il menu. Da che siamo nel menu, andiamo a vedere la versione di Android che equipaggia questo Zenfone 4, che è la 4.3. Andiamo a vedere intanto anche la conferma di quello che dice dello storage, se vediamo così quanto è quello disponibile. Sono ben 5,63 GB più, come abbiamo detto, l'espansione di memoria. Sinceramente questo Zenfone ci incuriosisce e ci stupisce come qualità e come in genere cura dei dettagli di Asus. Per questa preview è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.